Salve a tutti ragazzi, oggi vi voglio presentare una nuova mini console dedicata al mondo del retro gaming, chiamata Evercade VS. Questa nuova console casalinga ci permette di rivivere i fantastici tempi, oramai andati, delle sale giochi e di tutti quei giochi usciti su console a 8-bit e a 16-bit. L'Evercade infatti ha voluto sfornare un prodotto dallo stile moderno, però con qualcosa che ricordasse l'aspetto delle vecchie console di una volta. Infatti con questa console i giochi saranno distribuiti direttamente su cartucce, dove all'interno sono presenti le diverse ROM con licenza ufficiale e poter giocare di nuovo, però su LCD, a molti giochi arcade 8-bit e 16-bit, oltre che quelli delle console. Allora, ovviamente per chi mi conosce bene sa cosa mi piace giocare e soprattutto dove giocarlo. Molti sapranno che la migliore esperienza per giocare a questi, diciamo, giochi del passato ovviamente va fatta su tubo catodico o anche comunemente chiamato CRT. Questo sicuramente per una migliore resa grafica, perché essendo giochi molto vecchi la risoluzione è molto bassa e all'epoca i giochi venivano disegnati direttamente su CRT. Quindi capirete che giocare in pixel perfect, ovvero la risoluzione nativa di ogni gioco, è un'altra cosa. Ma ad ogni modo questa console potrebbe far gola a molti appassionati di retro gaming che magari non possono permettersi in casa, diciamo, un tubo catodico, oppure vogliono un prodotto già funzionante, praticamente plug and play. Possiamo vedere dal dietro i giochi inclusi nella collezione. Quindi sono 18 giochi presenti nelle due cartucce. Allora, è il momento di passare allo spacchettamento. Quindi muniamoci di forbici e rimuoviamo prima di tutto il cellophane trasparente della confezione, facendo attenzione ovviamente a non rovinare la scatola. Ok. Allora. E voilà. Pronto per giocare insieme. Ok, la console è pure abbastanza compatta, quindi facilmente trasportabile. Allora, davanti abbiamo le quattro porte USB per collegare i controller. Di dietro invece abbiamo la porta micro USB di alimentazione, l'uscita HDMI e il pulsante reset per forzare il ripristino. Ok. E il vano, quello doppio vano, diciamo, per le cartucce. Ok, ora passiamo al sotto. Abbiamo le due custodie con all'interno le due cartucce. Questi sono i giochi della Technos Arcade 1. Anche da qui bisogna rimuovere il cellophane.
Ok, andiamo là. Ecco qua. Quindi giochi Technos. E sono presenti ben 8 giochi. Una bella confezione, devo dire. Quindi all'interno abbiamo il manuale con la sua cartuccia. Eccola qua. Si mette a fuoco. Ok. Molto figa. Ok, ora passiamo alla seconda custodia. Questi giochi della Data East. Come al solito rimuoviamo il cellophane. Ok. Ecco qua. Data East Arcade 1, sempre. Qui invece abbiamo 10 giochi, quindi in totale gli 8 di prima più questi fanno 18 giochi. E anche qui abbiamo delle vere perle. Come al solito, la apriamo, qui abbiamo la cartuccia Data East Arcade 1. Questa volta magari vi faccio vedere anche il manuale, che su quell'altro non vi ho fatto vedere. Eccolo qua. Ok, tutta la storia della Data East e tutti i giochi presenti. È molto figo, con la copertina e i vari screenshot, diciamo, le varie schermate di gioco. Peccato che è tutto in inglese, però molto bello comunque. Wizard Fire, Dark Seal 2. Breakthrough. Tumble Pop. Classico. Bellissimo anche questo. Darwin 4078. 4078. Sly Spy. Chain Reaction non ce l'ho presente. Look and Chase. Ok, questi sono altri giochi che si possono ottenere acquistando le altre cartucce. Ok, rimettiamolo dentro. Allora, ora passiamo all'ultimo scompartimento, dove sono presenti i due controller. Eccolo qua, il primo, devo dire veramente bello, di ottima fattura, classico con le quattro vie. Si mette a fuoco, ok, tasto start, select e A, B, X, Y, e poi i quattro pulsanti dietro. L2, R2, L1 e R1. Il tutto ovviamente con uscita USB. Non so se è riconosciuto anche dal, si mette a fuoco, dal PC, però magari farò una prova. Ok, poi abbiamo il manuale in varie lingue, compreso l'italiano.
e poi abbiamo il cavetto, quello di alimentazione, compresa USB e mini USB. Anzi, micro USB, ho sbagliato. Eccolo qua. E poi l'ultimo controller, cioè il secondo controller. Veramente fatto bene. Ok. Ok, ora è giunto il momento di testarla e vedere un po' come funziona. Quindi, prima di tutto, connettiamo il primo controller alla prima presa USB. E visto che ci sono, testiamo anche il secondo controller. Ok, allora a questo punto il cavo di alimentazione l'abbiamo già connesso alla, invece che alla corrente l'ho attaccato direttamente al PC, tanto ho visto che è la stessa cosa. Però volendo, voi, se ovviamente non volete utilizzare il PC, potete utilizzare un adattatore di corrente con la presa USB, che in realtà è poi è come dovrebbe essere utilizzato. A questo punto il manuale dice di premere il pulsante di accensione per mezzo secondo. Vediamo un po'. Ok, si è accesa. Ok, è apparsa il video. Prodotto della Blaze. Allora, vediamo un po'. Allora, intanto selezioniamo la lingua, quindi italiano. Ti diamo il benvenuto a AWS. Allora, impostiamo il wifi, quindi, perché l'hanno scritto setup wifi, vabbè. Ok, abbiamo scritto impostazione wifi visto che abbiamo messo l'italiano. Allora, tasto A. Allora, selezioniamo la nostra rete, questa qua. Ora nel frattempo metto la password. Ok, si sta connettendo. Connessione successful. Ok, leggiamo tutte le clausole. Bla bla bla. Accettiamo. Ok, già disponibile un nuovo aggiornamento, quindi procediamo. Vai. Da 209 mega. Allora, vi ricordo che il wifi permette alla console solo di essere aggiornato, ovviamente non di giocare online. Almeno al momento non si può fare, non so se in un futuro prossimo l'abiliteranno, ma non credo, non sono sicuro. Per adesso si può giocare in locale fino a 4 giocatori, ovviamente dove i giochi lo consentano. Ok, abbiamo terminato l'aggiornamento e c'è il riavvio. Ok, perfetto, ha fatto un po' di roba sua, ho tagliato comunque per essere un po' più sbrigativi. Vediamo, ecco qua. Allora, nessuna cartuccia inserita ovviamente. Ora andiamo a inserire la prima cartuccia, così vediamo un po' come funziona. Allora, prendiamo la prima confezione,
quella con i giochi Technos. Allora, quanto ho capito, non serve, non occorre spegnere la console, ma si può inserire anche a console accesa. Vediamo se non rompiamo tutto. Ecco qua. E volendo, visto che ci siamo, così capisco anche come funziona, se io inserisco la seconda cartuccia, quella dei giochi Data East, dovrebbe andare in totale. Infatti adesso mi dice che ho 8 giochi caricati, quindi io metto questa. Ok, quindi basta un piccolo caricamento e ci dice tutti i giochi diciamo caricati. Quindi adesso abbiamo 18 giochi. Andiamo al controller, eccoli qua. Allora, prima di avviare qualche gioco, andiamo subito sull'impostare. Allora, questo vediamo che fa. Vabbè, sarebbero, sì, ok, ci dice forse che abbiamo inserito due cartucce. Sull'impostazione vedere un po', perché ho visto che ci sono un po' di la possibilità di mettere, ecco, vedi, l'aspetto originale, pixel perfect o full screen. Ovviamente full screen direi di no, quindi pixel perfect con un po' di bande nere. Vabbè, possiamo pure lasciare un attimo, vediamo su original ratio, poi magari vediamo un po' con le scanline. Strong, proviamo queste un po' più lievi. Bezel, proviamo questa. Ah, poi ci stanno pure le linee di scansione. Ah, sul menu. Vabbè, sul menu anche no, eh. Poi ci abbiamo tema, luminoso, scuro e VS Classic, che dovrebbe essere quello selezionato al momento. Suono, tutti i vari volumi. Questa è la rete. Accessibilità. Poi abbiamo la lingua, che volendo si può rimpostare. Controllo aggiornamenti. Ecco, mappatura controller. Tieni premuto un tasto qualsiasi del controller che vuoi configurare. Ok, ci dice che abbiamo connesso appunto l'Evercade. Ok, sto provando a rifare la configurazione, così tanto per vedere come funziona. L2, R2, Start, Select, poi questo pulsante. Ok, vabbè, a posto, salviamo. Ok, la nuova procedura è stata salvata e applicata. Questo potrebbe essere comodo, perché da quello che ho letto sarà possibile anche collegare alla console controlli esterni, quindi joystick, gamepad. Io, avendo un arcade stick, vorrei provarlo. Ma magari appena abbiamo fatto qualche test o qualche gioco lo proviamo. Poi vabbè, qui è tutto supporto, ringraziamenti. Va bene, segreto. Ah, addirittura ci sono anche dei codici segreti. A posto, dai. Molto, diciamo, un menu molto povero, però diciamo essenziale, ecco. Allora, iniziamo con, vediamo che possiamo vedere. Allora, iniziamo con un verticale, mo, perché io, sapendo qualche giochetto arcade, mi ricordo su per giù i giochi verticali e quelli orizzontali. Sente, proprio questo è verticale, Darwin, questi sono orizzontali, proprio questo è orizzontale, orizzontale, questo non ce l'ho presente. Non so se sia arcade questo, Mysterious Stones, mai sentito. Minky Monkey, forse l'ho visto, secondo me proprio questo è un verticale, credo, anche se metalità è più di un orizzontale. Look and Chase, Look and Chase, e poi
The Combatribes, che The Combatribes, non so come si pronuncia, e che dovrebbe essere tipo una specie di picchiaduro, comunque tipo Street of Rage, una cosa del genere. Poi Tumble Pop e Wizard Fire. Allora proviamo Burger Time, vediamo un po' che ci abbiamo. Allora, possibile anche di salvare volendo, ma per un arcader come me sicuramente il salvataggio non è proprio una cosa da fare. Allora B per sparare il pepe, start, ok, il select per inserire il credito, e poi con lo stick ci muoviamo. Allora andiamo un po'. Caricamento, ecco qua. Ovviamente essendo appunto un gioco verticale avremo molto spazio laterale, quindi mettiamo il primo credito e iniziamo. Devo dire che lo stick è molto molto reattivo, eh? Non è niente male. Magari ecco, ho scelto proprio il gioco che ha quattro che questo utilizza le quattro direzioni, quindi proprio ideale. Ho già sbagliato. Se devo pure parlare mentre gioco è un po' un casino, però tanto per farvi vedere su per giù un po' come funziona. Anche comunque so giochi emulati, credo l'emulazione sia stata ricreata da zero, spero. Poi i giochi sono tutti licenziati, quindi vai. Dai, va giù e non me va giù, ok. Va bene, questo più o meno diciamo l'abbiamo visto, eh? Quindi se adesso voglio tornare nel menu, credo, ok, il pulsante questo centrale più grosso, possiamo salvare, caricare, ah sì, salvataggio rapido, carica, ultimo salvataggio, salva, carica, i comandi ci ridà, impostazioni display, abbandona il gioco, ok. Adesso abbandoniamo. Allora, vediamo un altro al volo. Ma so 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, sì, ok, 18. Allora, proviamo Bad News. Questo è un orizzontale. Qui ci dà sempre i controlli, attacco e jump, ok, questo è Dadaist, vabbè pure quell'altro di prima era Dadaist. Questo c'è la possibilità di giocarci anche in due, infatti mo lo proviamo anche se sono da solo. Quindi sì, adesso faccio, metto un credito e poi quell'altro che non ho configurato, però dovrebbe funzionare già di default, spero. E credito 2, start. Ok. Allora, l'audio no, mi sa un problema mio di configurazione, perché sto con l'Elgato, è un po' in ritardo, però vi assicuro che sull'altro LCD dove sto giocando è perfetto, quindi solo un problema. Ok, non abbiamo provato col primo giocatore. Se faccio start, ecco qua. E quindi possiamo giocare anche in due. Perfetto. Ok, allora usciamo.
Abbandono il gioco. Allora, a questo punto io direi proviamo direttamente l'arcade stick che ho, così vediamo se me lo legge. Allora, eccoci qua con l'arcade stick della Razer. A questo punto proviamo, allora, stacchiamo il primo controller, così vediamo se entrambi funzionano, quindi configuro il mio arcade stick come primo giocatore. Ok, acceso, si è acceso, quindi diciamo che corrente gli arriva. Mo' vediamo se... Ah, già funziona, ecco qui. Quindi teoricamente adesso il B, che qui dovrebbe essere la O, se non sbaglio, perfetto. Mentre la X, perché questo siccome c'è la configurazione dell'Xbox, la X equivale alla A e la O equivale alla B. Però se io, per esempio, vado sulle impostazioni, gli dico... vediamo. Cioè, volendo, anzi, facciamo un attimo prima una cosa. Proviamo direttamente così, senza configurarlo. E proviamo anche di nuovo Bad Dudes. Vediamo mo' in realtà io qui ho il select e lo start, quindi teoricamente vediamo un po'. Perfetto. Mettiamo le due. Così provo pure con l'altro controller. Allora, quello attaccato. Dovrebbe essere questo. Ecco qua, no. Questo col controller. E questo con l'arcade stick. Non funziona questo. Forse perché lui si aspetta. Vediamo. TP. Eccolo qua, adesso funziona. Perfetto, diciamo che io sull'arcade stick ho varie modalità LS, DP e RS. Mo mi ricordo LS, mi pare left stick, DP e digital pad. In effetti, io avendo configurato i controlli sul digital pad diciamo di questi i loro controller, ovviamente io non avendolo configurato, si aspetta sul digital pad. Comunque, diciamo, funziona. Adesso, a parte l'audio che è un po' desincronizzato, però sempre vi assicuro che sull'altro LCD dove lo guardo è perfetto. Quindi usciamo. Ecco, se qui voglio uscire, vediamo un po', siamo un po' disastri. Ah, ecco, il tasto, in questo caso il tasto PS, mi dà il menu. Quindi è pure quasi compatibile col mio arcade stick. Anzi, ecco, vediamo se qui ce li fa configurare. Ah no, qui no, non si può. Allora, abbandoniamo. Adesso facciamo il test. Torniamo indietro. E andiamo su... Allora, ho cambiato un attimo diciamo l'input dell'Elgato, vediamo se adesso è un po' più reattivo sul video, cioè con l'audio insieme, se è sincronizzato. Allora, intanto dicevamo, andiamo su i controlli, che okay, sistema, no, a mappatura controller, ecco qua. Ecco, Razer Pantera PS3, quindi ce lo riconosce perfettamente. Adesso se io rimetto su LS, come stava prima, teoricamente... Eccolo. Ok, non bisogna. Ecco, adesso io per esempio la A mi metto il primo tasto, poi la B. Che ne so, mettiamo la X. Ma poi questo bisogna pure vedere in base ai giochi, eh. Tanto comunque tutti, almeno i giochi quelli arcade, al massimo, ecco, utilizzano 6 tasti, quindi. E tieni premuto un tasto qualsiasi per 2 secondi per saltare. Vabbè, adesso noi li mettiamo tutti. Così un po' a caso. Poi start. Questo qua. E select. E poi il tasto PS. Perfetto. Adesso se io. Adesso questo è diventato la A. No? Forse solo in gioco funziona sta cosa. Allora, quindi per lui qui la A.
rimane ancora il tasto X. Ok, vediamo un po'. Allora, leviamo Bad Dudes. Poi ne proviamo un altro. Allora, coin. E sta. Ok. Però lo stick non gli piace. Vediamo se li mettiamo digital. Niente, eppure l'ho configurato. Niente, vabbè, allora a sto punto conviene il digital pad, almeno perché io ho la possibilità di switchare. Allora, quindi abbandona. Ah, pure qui, ok. Allora, ritorniamo su sistema, mappatura, controller. A quel punto gli rimetto, ecco, gli metto digital pad. Se io teoricamente tieni per un tasto qualsiasi per 2 secondi per saltare, però non vorrei però che me li ripristini. Allora, facciamo così, li mettiamo lì, per sicurezza. E tac. Poi start. Coin. E PS. E salviamo. Ora. Vediamo per l'ennesima volta Bad Dudes. Però in realtà potremmo pure avviare qualsiasi altro gioco. Quindi coin. Vediamo se adesso... Adesso dovrebbe essere ritornato. Ok, adesso l'audio è pure sincronizzato perché... Avendo cambiato l'input, cioè ho messo quello corretto per il gatto. Sì. Ok, perfetto. Io ovviamente ci devo giocare sempre sull'altro monitor, perché sul monitor dove sto registrando c'è un minimo di input lag. Ok, diciamo che funziona, eh? Quindi a questo punto usciamo. E possiamo vedere un po' altri giochi. Allora, Battle Lane. Qui ci abbiamo sempre 2 tasti. Perfetto. Ah, ecco, un'altra cosa che non avevo letto sotto il titolo del gioco vi dice l'anno, poi la tipologia di gioco, quindi shoot 'em up, e poi vi dice quanti giocatori richiede per giocarci massimo. Ecco, quindi questo anche 2 giocatori come quello di prima. Oltre a questa lista non so se ci sono giochi a 4 giocatori, ma mi sa di no, da quello che mi ricordo. Allora, giochiamo. Quando carica fa uno strano rumore d'audio, ma potrebbe essere tutto normale. Ok, questo è un verticale. Taito Corporation, questa è della Technos però, quindi fa l'altra cassetta, la cartuccia. Questo non ce l'ho preso. Ah sì, ho capito qual è. Mai giocato. Andiamo un po' così al volo. Vediamo se funziona sempre con l'arcade stick. Invece di farvi vedere come si gioca il controllo originale. Ah, ok, il secondo tasto. Vabbè, ci gioco direttamente con l'arcade stick, che secondo me poi questi giochi sono più comodi comunque, eh. Poi certo, se uno sta un po' in giro comunque, che ne so, in casa in vacanza, magari non gli va di portarsi l'arcade stick, ci gioco direttamente col controller suo originale. Ovviamente se si parla si fa ben poco, quindi l'altro primo tasto che servirà, caspita, dove fa ad ammazzarli. Allora, proviamo un'ultima partita, tanto così per capire un attimo lo scopo. Sicuramente devo far fuori i motociclisti, però in che modo lo scopriamo. Il primo che fa non fa niente. Devo sparare più volte. Ah, ecco, devo sparare più volte.
poi si mari so pure con la moto singola, sono più semplici da... quello forse era un oggetto da raccogliere. Ok, due vita pure gli spari. Devo dire come input lag non mi sembra che ci sia, certo un minimo c'è sempre perché non giocando sul CRT comunque c'è un minimo, però mi sembra molto buono comunque. Vediamo come fa così, ok. Sbagliavo l'approccio. Tocca un attimo capire un po' funzionamento. Alla fine comunque hanno shoot'em up, prima morto però. Vado dentro un muro, no, un secondo. Non c'è l'autofire. Via, adesso sono sorpreso. Occhio a ponte. Ah, andiamo a chiala. Va bene, ok. Molto carino. Allora, visto che comunque allora, ho notato anche un'altra cosa, che finché siamo in gioco i tasti che continuano a funzionare sono quelli rimappati, poi invece qui nel menu, all'interno del menu, sono quelli standard, quindi questo A, B, X, no, Y, X mi sembra, comunque. Allora, ritogliamo di nuovo l'arcade stick, ok, e rimettiamo il pad originale, comunque, è giusto. Anche per farvi vedere un po' come funziona, cioè beh, comunque per giocarci col suo pad, tanto io sicuramente ci giocherò, non so quanto ci giocherò comunque con questa console, diciamo più da porta in giro, ecco, perché a casa comunque ho il mio bel CRT e con i giochi arcade, e sicuramente preferisco giocarci con il CRT, però, allora proviamo, vediamo blockout se è un casino, perché so che so, tre tasti mi sembra, allora vediamo un po', sarà un po' lunghetto sto video, ma giusto per farvi vedere un po' come funziona. Allora, ok, allora, select e start, vediamo un po', abbiamo visto anche i controlli, allora vediamo che mi dice, eh? Comandi. Ah no, so qua, ecco, vedi, allora, Y spin block around Z axis, quindi ok. La X per buttarlo giù, la flip X, ok, quindi sulle coordinate X, la B invece sulle coordinate Y, ok, bisogna un po' abituarsi. Perché se non sbaglio, questo gioco in sala giochi c'aveva i pulsanti colorati, se non vado errato, eh. Quindi, ok. Quindi questo qua, se premo Y, dovrebbe girarlo infatti su se stesso, così coordinate Y e questa X, ok, e così drop, perfetto. Anche questo è un po' un'alternativa al Tetris, però molto carino secondo me, eh? E tocca un attimo abituarsi ai controlli qua. Aspetta, faccio un attimo il dubbio, ok, così. No, tocca faccio un po' pratica con i controlli così, che sennò. No, che idiota, lo potevo mettere lì, vabbè. Ah, ecco, aspetta, questo quindi se faccio così, così, e voilà. Ho sbagliato tasto, vabbè. No, tocca, piace un po' la mano col controllo, non è affatto facile, eh? Poi non ci ho giocato, non ci ho mai quasi giocato a sto gioco, e anche quello contribuisce. Ah, pensavo fosse da 4, invece era da 1, va bene, perfetto. Ah, se faccio così, teoricamente qualcosa dovrebbe andare via, infatti. Quindi, allora, io voglio rivolta così.
Questa è da 4. No, questa è da 1. È da 1, eh? Ti inganna la prospettiva. No, così. Dobbiamo fare ancora 3 facce per completare il livello. Questa è da 1. Mettiamo qua l'angoletto. È da 3. Non c'abbiamo niente da 3. Quindi aggiungiamo un po' in pratichi. Allora, forse piano piano comincio a capire. Ho sbagliato tasto. Ecco, stavo di piano piano comincio a capirci. Ecco, forse l'unica nota dolente è la non possibilità di configurare i singoli controlli per ogni gioco, però vabbè. Comunque, vogliamo troppo anche. Tutti da 1. Così, boh, tu piazzo, metto qua. Ancora 2. E 1. Facciamo questo se riusciamo. Allora qua. No, facciamo così. No, ho sbagliato tasto. Ok, dai, abbiamo completato il primo livello. A questo punto possiamo anche uscire. Poi breakthrough. Ovviamente farvi vedere tutti e 18 i giochi diventa un video troppo lungo, quindi proviamo questo nel caso, vediamo così velocemente, proviamo tutti. Un pochino l'audio. Ok, ho capito qual è, mai giocato. Abbiamo visto i controlli, allora, quanti tasti so? 2 tasti, fire e jump, perfetto. Perfetto. Ah, ok, sì. Premo freccia destra, accendiamo un po'. Suppongo siano mine quelle. Anche questo non male. Ultima vita. Comunque giocarci col controller a 4 vie su certi giochi non lo so quanto può essere comodo. Poi io abituato con l'arcade stick. Poi sto gioco non ci ho mai giocato, quindi c'è anche la scoperta. Ah, aspetta, il tasto ok per saltare. Va bene, l'abbiamo visto. Passiamo al volo a un altro. Questo abbiamo provato. Facciamo un Double Dragon, dai. Facciamo questo e poi direi di terminare qui perché sennò diventa troppo lungo. Ci abbiamo il 2 e il 3, non ci abbiamo l'1. Questo è infatti della Technos. Vediamo qui come l'hanno configurato i tasti. Cioè, beh, sono sempre gli stessi AB, però giusto per capire. Jump, ok, attaccherà. Ah, ok, perfetto, quindi pure abbastanza disposti bene. Ho già sbagliato tasto. Non mi ricordo come si facevano le speciali. Ammazza. Ma caspita si faceva, poi non so se quante può essere... Ah, ok, era salto e sparo dalla parte opposta per fare la mossa, diciamo, quella speciale che è quella che fa... No, aspetta, non era così. No, era così. No, così. È un po' un casino col gamepad, poi...
ho quasi, cioè, giocato da piccolo a sto gioco in sala giochi. Vengo picchiato malissimo. Sono una pippa proprio. Ok, va bene. No, ancora c'ho una vita. Non riesco a capire come si fa la speciale, mannaggia. Ma pazienza, raccogliamo la frusta. Ok. Ultima vita. Faccio proprio pena su sto gioco. Poi sbaglio pure tasto, perché quando stanno a sinistra premo il tasto per dar pugno a destra, quindi mi sa che me fa? Mi fa il calcio ovviamente dall'altra parte. Cosa faccio così? Caspita. No. Me l'ha fatto la gomitata però. Così, no, niente, non riesco a farla. Beh, però no, è un casino premere due tasti insieme su, cioè, sull'arcade stick magari è un po' più semplice. In più so pure una pippa, quindi. Ah, ok, direzione opposta. Capito, va bene. Perfetto, noi non continuiamo, abbandoniamo. Allora ragazzi, quindi questo è un po' il funzionamento della console Arcade VS. E prima dicevo se ci fosse qualche gioco a 4 giocatori, vediamo, però non mi sembra. Questo no, questo si sente in 2. Vediamo questo al volo, se tanto ce lo dice subito, due giocatori, pure questo è due giocatori. Questo forse... Ah, questo è 2, mi ricordavo a 4. Questo è 3 però. Ecco, questo per esempio ha 3 giocatori, quindi volendo, se io adesso ci attacco un terzo controllo, anche l'arcade stick, ci si può giocare tranquillamente fino in 3. E niente, questa è l'arcade VS. E niente, a questo punto ci salutiamo qui e grazie di aver visto il video, e se vi piace i contenuti che faccio, seguitemi su YouTube, e spesso faccio anche delle live con giochi arcade direttamente su CRT, e niente, alla prossima ragazzi, ciao.